Antonio Miklavec, oggi parliamo di odontoiatria tossica, odontoiatria vitale. Cosa c'è di buono e cosa c'è invece di tossico velenoso all'interno delle nostre bocche? Spero niente, però la possibilità e la probabilità che ci sia qualcosa di molto tossico c'è. Può darsi ci siano amalgame al mercurio, il 50% al mercurio, il resto è rame, stagno, nickel, zinco, cadmio, tracce di piombo non dichiarate. Può darsi ci siano metalli, ponti con metalli, con palladio, può darsi ci siano titanio, impianti di titanio, può darsi ci siano dentiere scheletrate con ganci in cromo cobalto, tutti i metalli, basta andare in un libro di tossicologia, estremamente tossici. Tutti i metalli, tra l'altro, che nel momento in cui si sciolgono in bocca e si misura con degli elettrodi, la differenza di potenziale che crea nel momento in cui si sciolgono, migrano. E si è visto che migrano in tutto il corpo. Si è visto che in bocca è messo un metallo radioattivo, dopo un paio di settimane lo troviamo nelle ginocchia, nei piedi, nel fegato, nelle ovaie. Quindi metalli che migrano per elettroforesi, e c'è chi dice creano malattie autoimmunitarie. Le malattie autoimmunitarie, lo dice la Vera Steiskal, responsabile del Dipartimento di Immunologia del Karolinska Institute a Stoccolma, le malattie autoimmunitarie non sono altro che cross reazioni contro i metalli. E inoltre ci sono le nanopatologie venute di moda nell'ultimo tempo, nanopatologie, ovvero i depositi di metalli negli organi creano malattie croniche, malattie importanti, cancro, leucemie, sclerosi multipla, sarcoidosi e altro. Bene, quindi i metalli, potremmo avere dei metalli in bocca, tutti i metalli, anche il titanio, fanno male, tanto poco dipende dal... dipende un po' dal soggetto, dipende dalla risposta anche immunologica, perché c'è un danno tossicologico dipendente dalla quantità, un danno immunologico, cioè gli anticorpi che si creano contro anche un milligrammo e basta. Ma certamente danno, certamente problemi alla salute, perché certamente questi metalli nel corpo non dovrebbero starci. Questo è un tipo di problemi. L'altro tipo di problemi è dovuto ai denti devitali. I denti devitali o morti o devitalizzati, chiamiamoli come vogliamo, ma non solo quelli, anche delle gengive per esempio molto ritirate, delle cosiddette tasche dentali molto profonde, bene, negli anfratti gengivali, nelle radici dei denti non più irrorate a sufficienza dal sangue, quindi morti o devitalizzati, in questi luoghi si creano delle tossine che possono essere organo specifiche, tossine che possono ammazzare perché creano un'endocardite, questo lo sanno i cardiologi che quando fanno un trapianto cardiaco guardano per fortuna nella bocca dei pazienti e fanno togliere i denti morti. Possono creare problemi renali con blocchi renali, questi famosi blocchi renali che sono sconosciuti come genesi. Uno può stare benissimo, a 40 anni gli viene un blocco renale e finisce in dialisi, ma se chiedete a chi segue le dialisi non è che ci siano delle predisposizioni particolari. Quindi blocchi renali oppure nuovamente patologie anche qui autoimmuni o altre patologie. C'è una lista incredibile. Quindi i denti morti, denti o dei vitali, possono anche loro creare intossicazioni tali nei pazienti per cui ci sono malattie sistemiche, croniche, a rischio di vita. Chi iniziò questo lavoro fu un tale Weston Prince, il quale era medico dentista negli anni 20, tra l'altro uno dei fondatori della Società Americana di Parodontologia, quindi il livello accademico più riconosciuto a quei tempi in America, il quale fece una cura canalare a suo figlio di 16 anni e il figlio morì dopo 2 settimane di infarto. Fece togliere questo dente durante l'autopsia e il dente lo mise sotto la pelle di un coniglio che morì di infarto dopo qualche settimana. Tolse il dente e lo rimise a un altro coniglio, dopo 2 anni aveva finito l'esperimento dei 100 conigli dedicato a Philip Prince, che era suo figlio, e esperimento che iniziò un'era di ricerche di questo medico geniale che descrisse come malattie croniche tipo sclerosi multipla guarivano togliendo denti morti, però le cavie si ammalavano di sclerosi multipla mettendo questi denti sotto la pelle delle cavie.
Quindi il dente come trasporto, come creatore, trasportatore, quindi origine indiscutibile di malattia, e quindi da lì la voglia di togliere per curare queste fonti di intossicazione. In Austria, dove la medicina raggiunse l'eccellenza fra le due guerre, per venire poi rovinata dagli americani, che come rovinarono tante cose, rovinarono con la medicina a vantaggio delle multinazionali del farmaco, che probabilmente sono state le originatrici dei due ultimi conflitti mondiali e del terzo che sta per partire adesso. Le multinazionali del farmaco hanno distrutto ciò che c'era di cultura medica nell'ambito austriaco e tedesco. Bene, qui c'era la ricerca scatenata per i foci non solo dentali ma anche intestinali, con diverticoli o ginecologici, sinusali, eccetera. Foci che, come il dente può essere un focio, quindi una fonte di focus, quindi una fonte di intossicazione, così anche altre zone potevano esserlo, creare patologie. A quei tempi c'erano cliniche specializzate nei foci, i pazienti, a parte subire un certo tipo di digiuno, subivano un approccio diagnostico in cui si cercava di trovare i foci, ovvero le zone di tessuto morte, dei vitali, marce, chiamiamole come vogliamo, oppure insediata con funghi, con parassiti. Una volta tolte quelle, c'era una lista di patologie che passavano. Se noi andiamo a osservare le malattie che stanno aumentando al giorno d'oggi, leggevo questa mattina un articolo contro le vaccinazioni, fra bambini vaccinati e non vaccinati, tra l'altro, parliamo di celiachia, parliamo di autismo, parliamo di problemi neurologici, di allergie, i bambini vaccinati ne hanno molto di più, quindi, ma tanto di più, da 10-100 volte di più. Quindi le malattie sono dovute in gran parte a intossicazioni. In bocca, noi come dentisti possiamo intossicare, abbiamo licenza di uccidere, utilizzare dei materiali che normalmente le amalgame c'hanno sopra, certo, avevano, adesso non più, c'hanno il teschio sopra. Quindi io ti metto in bocca una roba che c'ha il teschio e se la smaltisco, aspetta bitte, nicht gleich, 5 minuti. E se le smaltisco devo chiamare rifiuti speciali, quindi decisamente dei veleni, decisamente delle sostanze tossiche. Noi vorremmo, ho già cominciato nell'83 con un'intervista con la Milena Gabanelli a Format, no? Che ha creato un po' di scalpore su queste amalgame, ma nuovamente siamo nel 2012. E non solo le amalgame sono tossiche, anche gli altri metalli sono tossici, i denti di metalli sono tossici, quindi è il momento di approcciare l'argomento utilizzando, al giorno d'oggi sono impianti in ceramica, ci sono ponti in ceramica, ci sono dentiere senza metallo, e non è più necessario usare metalli, e si può lavorare in modo atossico e quindi avvicinarsi a un'odontoiatria che io ho chiamato vitale, per un paziente più sano, più vitale, più gioioso, che è quello motivo per cui noi medici dovremmo lavorare, non solo per curare mal di schiena ma anche per farsi stare bene. Un'ultima domanda lampo, dentifricio al fluoro, incredibilmente su ogni tubetto di dentifricio c'è scritto che non deve essere utilizzato in bambini sotto i 6 anni di età, ma quindi questo fluoro fa bene, fa male? Beh, se non devi darlo ai bambini sotto i 6 anni, ovviamente fa male, il fluoro fa malissimo, è un alogeno tossico, un diserbante, un insetticida. Lo trovi nel Valium come sedativo, lo trovi nel Fluracile come chemioterapico, altra saga, la chemioterapia, quanto ammazza. Statistiche, senza chemio vivi 10 anni con la chemio 5, quindi la chemioterapia è un'altra delle truffe delle multinazionali del farmaco. Il dentifricio al fluoro ha dentro una sostanza tossica, che è il fluoro. Ci sono lavori a sufficienza che dimostrano che il fluoro fa venire più cari, non meno. Chiaramente è un tabù, quindi se ne parli, no, come il fluoro viene più cari? Sì, fa venire i denti più duri. Però il dente più duro è più fragile, il dente più duro non è detto che sia più calcificato, il dente più duro magari è meno efficace a fare quello che dovrebbe. Il fluoro dato ai vecchietti negli ospizi li faceva venire 40% di più fratture delle anche. Il fluoro messo nelle acque nella città di Ottawa in Canada faceva venire 220% più di carie, quindi inoltre disturbava il sistema immunitario, faceva abortire, i bambini nati avevano delle malformazioni, e al giorno d'oggi la prevenzione delle mamme incinte di fluoro, nei bambini di fluoro, ma è una cosa assurda, come le vaccinazioni, non vaccinate, non date fluoro, attenti all'acqua, una cosa forse non sapete,
Arteriosclerosi in tedesco si dice Verkalkung, che vuol dire calcificazione. È strano che da noi questa parola non c'è. Arteriosclerosi, noi intendiamo l'ateroma, quindi quella cosa fondata da colesterolo. Il colesterolo fa benissimo. La prima cosa che fecero gli americani in campo medico è abbassare la soglia di colesterolo da 300 a 160, no? Questo perché? Per vendere la margarina. Che non ha colesterolo, ma ha dentro metalli idrogenati, tipo il nichel e il cadmio, è tossicissima. Bene, quindi le arterie sono le arterie lese, le arterie ostruite, le arterie che danno infarto, che danno problemi di circolazione al cervello, sono calcificate. Quindi un invito, usate acqua distillata, su cui c'è pochissima letteratura, i filtri non sono sufficienti, né quelli a carbonio, né quelli di osmosi inversa. Acqua decalcificata, nel senso di distillata, per togliere i residui calcarei dalle arterie, per aumentare l'irrorazione del cervello, dei reni e del cuore e per vivere meglio. I minerali inorganici non ci servono, si depositano e creano incrostazioni, calcificazioni, come si dice in lingua tedesca. I minerali che servono sono quelli della frutta e della verdura, che sono organici. Grazie mille.